La disciplina in tema di associazione e fare tutta una serie di modifiche di carattere normativo, a nostro avviso, strumentali all'obiettivo di perseguire con grande attenzione e con grande diciamo, forza questi reati che reputiamo davvero gravi. Il fatto che l'ANM abbia espresso dei dubbi in ordine alla formulazione del testo, alcuni dubbi li abbiamo recepiti, altri li abbiamo considerati non rilevanti ai nostri fini e siamo andati avanti con un disegno di legge che è un disegno di legge che reputiamo nel suo complesso strumentale all'obiettivo che ci siamo prefissi. Stupisce, e concludo, il fatto che appunto invece il collega Ferraresi, anziché appunto rappresentare i cittadini, come dice, si faccia sempre ed esclusivamente portatore degli interessi e delle critiche che provengono dall'ANM. Sembra quasi un cittadino togato più che un cittadino e basta. Grazie. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Parere contrario del relatore e del governo. 1.20 Ferraresi, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Tancredi. Biasotti, Tancredi la vedo. Taricco Epifani. Mi pare che hanno votato tutti. La votazione è chiusa. Presenti 365, votanti 334. Astenuti 31, maggioranza 168, favorevoli 71, contrari 263. La Camera respinge. 1.4, Daniele Farina. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario del relatore del governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Bolognesi, Latronico, Coppola, Epifani. Gigli, ok? Altri? La votazione è chiusa. Presenti 367, votanti 366, astenuti 1, maggioranza 184, favorevoli 85, contrari 281. La Camera respinge. 1.6 Daniele Farina, se nessuno chiede di intervenire, parere contrario del relatore e del governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Io non vedo mani alzate. Bombassei, Palladino, Benedetti. Chi Bene, altri che non riescono a votare? La votazione è aperta ancora, non è grip. Bene, la votazione è chiusa. La votazione è chiusa. Presenti 370, votanti 369, astenuti 1, maggioranza 185, favorevoli 88, contrari 281, la Camera respinge. 1.10, Ferraresi, prego, onorevole Ferraresi. Grazie Presidente, ma guardi, solo velocemente per dire che il Movimento 5 Stelle si fa rappresentante degli interessi dei cittadini, molto più di questa maggioranza, e questo dato arriva anche dal fatto di gradimento per questo governo e questa maggioranza che ogni giorno diminuisce. Le nostre critiche erano state avanzate, e lo voglio dire al collega Baretta, prima che arrivassero le critiche dell'ANM e dell'Unione Camere Penali, semplicemente perché noi teniamo che questo Parlamento, che rappresenta i cittadini, lavori al meglio, soprattutto come metodo e organizzazione, perché non vogliamo più vedere un Parlamento che a pochi mesi, a pochi anni dall'aver prodotto una norma che costa ai cittadini milioni di euro.